Sindaco, Bagnaripoli promuove il progetto Crocicogna. Ce ne parli meglio. A Bagnaripoli le politiche sociali sono sempre state un'eccellenza del territorio. Nell'ambito di questo abbiamo voluto migliorarci sulle politiche per la famiglia, quindi dedicare a tutti i neogenitori e alle neomamme e neopapà una serie di iniziative di agevolazione per cercare in qualche modo di dare un piccolo segnale a chi diventa genitore ed è anche chiamato a sostenere delle spese aggiuntive. Per questo, grazie alla collaborazione di CNA e Confesercenti, quindi con una collaborazione che è tipica del nostro territorio, perché devo dire imprenditori, commercianti hanno sempre partecipato attivamente a quelle che sono le iniziative del Comune. Anche in questo caso hanno aderito. E come funziona questa nuova iniziativa, questo nuovo progetto? Sostanza, diversi esercizi commerciali, tutti coloro che vorranno partecipare metteranno a disposizione degli sconti, delle possibilità, delle opportunità che vanno quindi a piccoli ad esempio omaggi o anche a importanti sconti che noi metteremo a disposizione in una sorta di carnet di coupon che distribuiremo gratuitamente ai neogenitori che venendoli semplicemente a ritirarli. C'è tempo fino al 30 di settembre per gli esercizi e per gli imprenditori per aderire al progetto, basterà rivolgersi, telefonare, chiamare, cercare informazioni all'URP del Comune di Bagnaripoli sul sito web, semplicemente telefonando. C'è tempo fino al 30 settembre e poi partirà dal 1 gennaio questo nuovo progetto e per tutti coloro 0-3 anni, tutti i neogenitori, neopapà, neomamme che vorranno partecipare. È un'iniziativa che si unisce anche al già ormai avviato e collaudato progetto per il parcheggio gratuito e senza limiti d'orario per le donne incinte e per i neogenitori. Raccolta differenziata. Il metodo porta a porta si espanderà in altre zone della frazione di Grassina. Quali vantaggi apporterà alla comunità? Sì, dopo una serie di iniziative di porta a porta, ormai da alcuni anni abbiamo coperto il territorio, le attività produttive, le zone artigianali del sistema porta a porta. Adesso avviamo in una grande frazione del nostro territorio, come è Grassina, il sistema di raccolta porta a porta tra le utenze domestiche, tra la cittadinanza. È un progetto che mira in modo particolare non soltanto a raggiungere percentuali maggiori di raccolte differenziate, che è un motivo essenziale, ormai indispensabile anche per l'ambiente, tutti i comuni devono fare la loro parte, ma anche per migliorare il decoro urbano delle nostre frazioni, perché noi siamo abituati a, come dire, a vedere cassonetti per la strada, non ci facciamo più caso, ma sono ormai un metodo antiquato, superato, anacronistico del metodo di raccolta. Quindi noi a Grassina avvieremo per primo questo progetto, anche perché a Grassina c'è un centro di raccolta, quello di Campigliano, che funziona e che può per i cittadini essere un metodo di smaltimento per ogni evenienza. E in qualche modo riusciamo, oltre a migliorare l'ambiente, aumentare le raccolte differenziate, maggior decoro, anche un risparmio per i cittadini più o meno quantificabile in 50 euro annue per ciascuna famiglia coinvolta al progetto porta a porta, ma indirettamente otteniamo anche altri vantaggi, come, facendo un rapido calcolo, aumentare di 70 posti auto le possibilità di parcheggio nella frazione di Grassina. Un vantaggio indiretto, ma non meno secondario. L'estate è tradizionalmente periodo di cantieri aperti su scuole e strade al fine di migliorare i servizi. Quali interventi verranno svolti sul nostro territorio? L'estate è un periodo tradizionale per i cantieri nelle scuole e ovviamente anche sulle strade. Dopo anni di difficoltà, anche dovuto al patto di stabilità, quest'anno a Bagnaripoli riusciamo ad avviare un bel pacchetto interventi. Ben 14 cantieri partiranno sul territorio e si va dalle strade, dal rifacimento di diverse strade sul territorio, miglioramenti estetici delle nostre frazioni,
in piazza Grassina e in piazza D'Antella, e una serie di cantieri importantissimi nelle scuole grazie anche ai finanziamenti concessi dal governo nell'ambito delle scuole belle, che permette a Bagnaripoli di poter disporre di risorse per 560.000 euro, che coinvolgeranno più o meno tutte le scuole del territorio, con miglioramenti estetici e funzionali sia interni sia per quanto riguarda i giardini delle nostre scuole. Alla festa dell'unità di Mondeggi, il sindaco Francesco Casini e la giunta incontrano cittadini nel dire, fare e condividere per discutere i temi di attualità di Bagnaripoli, tra cui cantieri aperti, agricoltura e commercio, ospedale di Santa Maria Annunziata ed altre novità logistiche. 80.000 euro d'affitti che ci sono da quest'anno non si pagheranno più, con l'esazione della nuova centrale di polizia municipale, perché non ci sarà più a Bagnaripoli e a Grassina, ma ce ne sarà unica centrale di polizia municipale a Punta Nicchia. La inauguriamo dove c'è il centro operativo, la inauguriamo a settembre. Cosa si è fatto qui? Praticamente un investimento da 180.000 euro che in due anni si ripaga da sé, perché si risparmia. Quindi una serie di razionalizzazioni e una serie di progettazione che ha permesso, e come Bagnaripoli però adesso sotto il profilo degli investimenti, di invertire la tendenza. Ha trovato anche dei finanziamenti importanti. Il governo soltanto per quest'anno e il prossimo anno ci ha affidato 1.200.000 euro di possibilità di spesa importanti proprio su questo fronte. Contiamo di fare di più per realizzare la nuova scuola a Bagnaripoli. Pensiamo ad un bellissimo progetto di parchi urbani, perché soprattutto su Grassina, perché Bagnaripoli e Antella ce l'hanno, però è giusto che abbia anche una frazione nel Grassina. Un confronto con la Casa del Popolo anche incisivo e profondo, che ha portato anche una scelta importante, che è quella dell'acquisizione del giardino attualmente privato della Casa del Popolo, l'acquisizione da parte del Comune, e un investimento di quasi 100.000 euro per appunto rimettere il giardino. Sull'agricoltura abbiamo fatto una commissione che ha come obiettivo tenere accesa una lampadina su questo settore che è molto importante per il nostro territorio. Per quanto riguarda le realtà invece economiche locali, sicuramente importanti, sicuramente da sostenere, noi lo facciamo, a parte con appunto iniziative dell'albo delle botteghe storiche, dove cerchiamo di dare agevolazioni anche da un punto di sgravi fiscali, di scontistica per esempio sulla lettezza. La risonanza magnetica, l'ultima generazione, a Punta Nicchia, e porterà risultati importanti. Entrerà in funzione da breve, ma sarà un centro importantissimo. Emodinamica, tutta la parte della cardiologia anche d'urgenza, viene spostata su Bagnaripoli per fare un polo a Firenze Sud, Bagnaripoli, e un polo a Firenze Nord-Est, che è quello di Careggi. Pertanto tutti gli infarti, tutte le storie vengono, sarà un centro d'eccellenza per Bagnaripoli, e questo è un fatto non certamente da fare. Sono partiti i lavori e i cantieri per il nuovo pronto soccorso, 24 milioni di euro, per un nuovo pronto soccorso all'altezza. A Mondeggi la deputata PD Elisa Simoni ha presentato il libro Oltre Jobs Act, di cui è autrice. Alla presenza del sindaco ripolese Francesco Casini, del sottosegretario allo sviluppo economico Antonello Giacomelli, con la mediazione del giornalista Francesco San Germano, si è discusso di rivoluzione digitale, dell'impatto della tecnologia sul lavoro, rapporti sociali e ruoli istituzionali. Portiamo un'analoga il DDL povertà, e quindi prendiamo atto di una grande difficoltà che ha questo paese, ma che hanno le economie mondiali, quella europea mostra anche nelle dinamiche elettorali di pagare il fatto che molti rimangono indietro. Io penso che quel provvedimento di domani dovrebbe innescare una discussione che riguarda anche il reddito minimo. Per quello che ti dicevo, il tema non è
solo la marginalità, è che questa trasformazione genererà anche mancanza di lavoro e non possibilità di recuperare. Le impressioni del sindaco Francesco Casini. Cambia anche il modo di operare, di agire, di lavorare delle singole amministrazioni. Questo lo cambia in tanti aspetti, lo cambia nella capacità anche di poter gestire i processi politici, amministrativi, il metodo non soltanto di comunicazione ma anche di partecipazione delle comunità. Grazie per il baratto. Sì, per il baratto. Per il baratto, ti ringrazio. Aspetta, il CD, il baratto significa semplicemente che tu mi dai delle lettere da buttare via, vedi? Queste vanno nel cestino e io ti do del CD. Non è che siamo impazziti, no? Perché ti vedo un pochino, non è che qui sono pochi centesimi di valore, vanno nel cestino, noi in cambio diamo un CD musicale perché serve per promuovere degli artisti giovani. Addirittura c'è qualcuno che gli piacciono i Nirvana e segue la vedova che si chiama Carlton in Love, mentre io ho appena dato dei CD di un gruppo che fa quel genere musicale, che sono gli Acid Prince di Lucca. Ecco, questo è il baratto. Dateci dei francobolli, delle lettere, delle cartoline che dovete buttare via, proprio dal cestino le mettete in questo tipo di contenitore e noi in cambio vi diamo della nuova musica, perché la nuova musica toscana soprattutto va conosciuta. Biblioteca e Comune di Bagnarripoli. Una bella notizia al Comune di Bagnarripoli. Oh, fammi sapere poi dei CD se ti piacciono. Lascia stare Cortomi Love, lascia. Martedì 28 giugno e mercoledì 6 luglio le vie centrali di Grassina sono state lo scenario di due manifestazioni di estremo successo, la Notte Bianca e la Notte Gialla. Organizzate da Grassina e le sue botteghe, il primo appuntamento, come riportano le immagini, ha affollato via Chiantigiana, piazza Umberto I e via Costa del Rosso, con presenza di persone di tutte le età e grande partecipazione dei più piccoli. Per le vie paesane vagavano personaggi tratti dalla fantasia, come streghe, maghi, satiri, mentre clown intrattenevano con show di animazione per bambini. Non solo, c'erano stand sportivi del circolo scherma Attraverso e del CrossFit Gallo Nero di Ponte Ema, stand alimentari, esposizione di auto e moto, spettacolo di magia di Eric Smoke e giocolieri del fuoco. A conclusione della serata, novità gradita, fuochi d'artificio sono esplosi nel cielo, illuminando Grassina e decretando, una volta di più, la riuscita della serata.